Turning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. And none will be so difficult or expensive to accomplish. E se uno ti dice sbarco sulla Luna, cosa ti viene in mente? Un'immagine, una frase, un suono, che cosa? La televisione in bianco e nero attraverso cui l'ho visto. Mi ricordo molto bene l'eccitazione per questo, per questa conquista, che era una conquista. Stiamo parlando di 50 anni fa, eh? Look back on Apollo 11. Cioè lo smartphone non c'era, non c'era neanche, ancora un po' non c'era neanche il telefono, vabbè quello c'era, però insomma non è, quelli che partivano lì erano gente seduta su un tubone pieno di esplosivo con sistemi che oggi considereremmo rudimentali, eppure ci sono arrivati. Carried with them the biological day of the Earthling. Three meals, a snack or two, 8 hours of sleep. L'emozione fortissima, il fatto di essere stato lì per un numero interminabile di ore davanti al televisore, mi ricordo il televisore ovviamente in bianco e nero, piccolino, in cucina, con i miei genitori. Point to the moon. 0-0-0-9-8. Eagle, Houston, Houston, we see you on a steerable, over. Roger, Eagle, Sun Dot. Roger, how does it look? Eagle has wings. È stata un'emozione veramente fortissima, la telecronaca mi ricordo di Tito Stagno, la famosa diatriba. Tito Stagno appena ha sentito il messaggio di un touch sulla Luna ha detto ha toccato, dall'altra parte dell'oceano, sul posto proprio dove c'era Ruggero Orlando, che è il Canaveral, e gli diceva Tito non ha ancora toccato, non è vero, no? In pratica avevano ragione un po' tutti e due, perché quando Tito Stagno ha detto che aveva toccato, in realtà avevano toccato dei sensori che stavano un buon mezzo metro, un metro, oltre le zampe d'appoggio della sonda che doveva atterrare sulla Luna, che dovevano sentire il terreno, tastare fra virgolette il terreno per capire se era idoneo a sostenere il peso in equilibrio, eccetera. Quindi Tito Stagno ha detto, quando ha sentito touch, che ma in realtà erano solo questi sensori che avevano toccato, non le zampe. Le zampe le avevano toccate quando ho detto Ruggero Orlando. Per cui questa diatriba è andata avanti nei decenni, ecco.